Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis con il nuovo dungeon, o per meglio dire il nuovo Crisis Dungeon Very Hard, basato sul settore 5. Un altro dungeon che gioca prevalentemente con l'elemento fuoco, ma ci sono delle cose da sottolineare prima di lasciarvi ovviamente alla run, che non commenterò, ma vi darò comunque qualche suggerimento tramite appunto scritte direttamente in video su alcune cose che vi consiglio di fare. Ovviamente ve le dirò anche a voce qui, però le ribadirò successivamente durante il video. Questo è un dungeon che tendenzialmente sembra semplice, ma nasconde qualche infamata, quindi bisogna fare comunque un po' di attenzione. Il power richiesto varia dai 200.000 ai 235.700 con ovviamente il boss finale, che avrà una potenza maggiore. Per quanto riguarda i symbol enemy, abbiamo anche in questo caso tutti i nemici deboli al fuoco e al sigillo circolare. Particolare attenzione però io voglio portarla sul Gallon Baluar Arcana e sul Behemoth Pawn, tra cui il Gallon Baluar è uno dei praticamente boss più fastidiosi di questo dungeon, e poi il Behemoth Pawn, che è praticamente il boss finale di questo dungeon. Per quanto riguarda tutti gli altri nemici non c'è tanto da dire, dovete fare soltanto attenzione ai soldati, ai G-Assassins, perché se riescono a caricare l'attacco Vengeance, quindi Vendetta, possono praticamente shottarvi un vostro personaggio, quindi eliminateli subito e non ci sono problemi. Per quanto riguarda invece il Gallon Baluar e il Behemoth, devo avvertirvi del fatto che sono estremamente coriacei. Il Gallon Baluar vi ricordo che fa subito l'attacco AOE nei vostri confronti, abbassandovi la difesa fisica, quindi switchate subito in difesa quando comincia il combattimento e poi successivamente attaccate. Il mio consiglio è quello di conservare le limit contro ovviamente il boss, in modo tale da fargli già subito un bel po' di danno per quanto riguarda i suoi HP, e poi continuare a picchiarlo con danni fuoco anche quando sta caricando la sua barra, perché ovviamente i vostri danni fuoco saranno superiori alla rottura dei sigilli. Stessa cosa per il Behemoth Pawn, però fate attenzione perché il Behemoth Pawn all'inizio della battaglia garantirà a se stesso difesa up, magia up, quindi difesa magica up, difesa fisica up e anche resistenza fuoco up, quindi dovete fare molta attenzione perché è debole al fuoco, ma lui prenderà una resistenza di 3 livelli per quanto riguarda il fuoco, quindi fate molta attenzione. Ed è per questo che ovviamente il mio team è cambiato, o per meglio dire la struttura del mio team è cambiata rispetto a prima. Abbiamo sempre 328.000 come power in generale, che comunque è molto molto valido, però ho cambiato un pochettino la distribuzione delle armi e ovviamente ho cambiato un pochettino il setup. Infatti Sephiroth adesso ha sì sempre la Crimson Blade per fare danni fuoco a OE, ma come arma principale ho messo appunto la sua Yai, anzi la Radiant Edge, che sblocca l'attacco Yai, dove appunto riusciamo ad abbassare la difesa fisica e diminuire anche la resistenza fuoco del nostro avversario di un attacco alla volta. Ovviamente avrei potuto mettere anche Yuffie, avrei potuto mettere Red, cioè chiunque voi abbiate che possa abbassare la resistenza a fuoco va benissimo. Io semplicemente mi seccavo a cambiare i personaggi e quindi li ho adattati per come li avevo prima. Infatti le materie sono praticamente identiche, ho soltanto sostituito le materie magiche con quelle fisiche, giusto perché appunto riuscisse a sfruttare un po' di power fisico in più. Ma per quanto riguarda le stats, come potete vedere, abbiamo Sephiroth equilibrato in attacco fisico e in attacco magico, un po' più di HP rispetto a prima perché qui comunque qualche HP in più vi servirà, e ovviamente abbiamo il boost magico, il boost fisico a pari livello, boost fuoco, boost ability magica, quindi abbiamo un Sephiroth abbastanza equilibrato che gioca sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista magico.
Ovviamente le sub weapon sempre per incrementare l'abilità magica, e anche in questo caso gli HP tramite la Mithril Type 0 Katana, quindi boost magico più HP, che fa veramente veramente comodo. Per quanto riguarda Zac è praticamente lo stesso, solo gli ho messo la Twinkling Star come arma secondaria per debuffare in continuazione il nostro avversario. Infatti, riducendo la difesa fisica e riducendo anche la resistenza a fuoco, abbiamo la possibilità di poter fare molti più danni col nostro DPS principale, che sarà Cloud. Infatti Zac qui perde un po' della sua potenza magica in generale, però nonostante tutto abbiamo il boost al massimo, boost fuoco anche abbastanza decente, che ci aiuta in un modo o nell'altro ad andare avanti. Sub weapon sempre le stesse, non cambia niente, è cambiato soltanto il fatto che in questo caso ho preferito una Twinkling Star. Cloud invece rimane il mio DPS di punta. Metto la Buster Sword come arma secondaria in modo tale che anche in auto mod, nonostante la deficienza artificiale, che poi mi ha costretto a giocare in manuale praticamente l'ultimo boss, perché era impossibile farlo in automatico, proprio perché appunto la deficienza artificiale funziona per fatti suoi, e quindi abbiamo messo sempre la Sky Splitter come arma principale e Buster Sword come secondaria per incrementare un po' le stats. Infatti Cloud, come potete vedere, ha 4600 d'attacco, che giustamente mi consente di essere molto molto forte dal punto di vista fisico. Le armi, le sub sono praticamente le stesse, ho cambiato soltanto quella di Sephiroth, che adesso è equipaggiata da lui, quindi la AI adesso è come main weapon per quanto riguarda Sephiroth, e quindi qua abbiamo un boomerang di Yuffie, il boomerang letteralmente, che mi consente di incrementare attacco fisico e boost di tipologia fuoco, in modo tale da avere Cloud praticamente sempre al top. Abbiamo perso un po' di boost fire potencies, prima eravamo a 8, ora siamo a 7, però abbiamo comunque delle ottime statistiche che ci consentono di fare molti danni. C'è anche un giro che vi farò vedere durante la mappa che vi consiglio, per prendere tutti i bonus di resistenza fisica e resistenza magica, proprio per counterare in modo più efficiente il Gallanbau War, che può essere affrontato come primo nemico, ma io personalmente ve lo sconsiglio, soprattutto se avete un team del genere molto offensivo, senza curatori, senza supporto e senza niente. È meglio fare il giro largo, prendere tutti i power up e dopo affrontare questi nemici più tosti. E poi il boss finale, ovviamente affrontato tutto in manuale, perché appunto la deficienza artificiale mi ha praticamente pestato i piedi. Detto ciò, non c'è altro che vi devo dire. Vi lascio alla run, vi darò anche qualche piccolo spunto scritto con righe di testo durante il video, per evitare di commentare, quindi di farvi vedere la run direttamente in auto, anche perché cerco di registrare la maggior parte di questi video in auto, proprio perché so che molti giocano in auto e quindi cerco in un modo o nell'altro di ottimizzare dei team, proprio per evitare troppe complicazioni e troppi sbattimenti anche durante la risoluzione dei dungeon. Detto ciò, vi lascio al video e noi ci becchiamo alla prossima.
Nintendo. ソルジャーの力見せてやる。 怖いもの知らずだな。